Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata che vuole occuparsi, io dico, delle risorse del nostro territorio, del territorio della provincia ionica, e penso ovviamente alla risorsa mare e a tutte le attività imprenditoriali collaterali. Per questo siamo qui in Confcommercio per seguire i lavori dell'assemblea plenaria del SIB, appunto del sindacato degli stabilimenti balneari. Tanti gli argomenti. L'argomento principe è quello relativo alle cosiddette reti di impresa, lo scopriremo seguendo appunto i lavori, ma abbiamo voluto realizzare una carrellata di interviste per affrontare le diverse e varie problematiche con coloro i quali sono i componenti del direttivo, coloro i quali fanno parte del SIB. È un'iniziativa che abbiamo voluto fare perché crediamo molto nelle risorse del territorio. Taranto è Ilva, ma non è solo Ilva, grazie a Dio, e allora sfruttiamo le nostre risorse e seguiamo i lavori di questa assemblea del SIB. Partiamo ovviamente con un'intervista che abbiamo voluto realizzare con il presidente, appunto Vincenzo Leo. Abbiamo voluto una location particolare sul mare per così darvi l'idea di una full immersion nelle problematiche che affronteremo. Siamo con Vincenzo Leo, presidente del SIB, presidente provinciale di Taranto del SIB, sindacato appunto italiano degli stabilimenti balneari, nonché appunto presidente del tavolo per il turismo. Siamo qui in quella di Marina di Lizzano, nella sua realtà che è la Conca del Sole. Vedete alle mie spalle un panorama bellissimo, immenso. Siamo ancora due o tre mesi circa dall'avvio della stagione balneare e siccome si programma tutto, vogliamo fare un po' il punto. Potremmo dire mare d'inverno, no, dovrei dire mare di primavera, però ora è il tempo così di programmare. Noi arriveremo a giugno, sarà tutto bello e pronto, potremmo dire una tavola imbandita, però ci sono tanti passi da realizzare. Ci sono tante difficoltà da superare e faremo un po' il punto con Vincenzo Leo. Intanto, Presidente, come ci si avvia verso la nuova stagione balneare? Ma come tutti gli anni, intanto noi siamo ottimisti per la nuova stagione balneare che ufficialmente inizierà i primi di giugno, primo giugno probabilmente. Attendiamo l'ordinanza balneare della Regione Puglia che chiarirà anche questi aspetti. Cercheremo anche di migliorarla in alcune cose perché abbiamo avuto qualche piccola difficoltà con la sovrintendenza anche per quanto riguarda la diffusione sonora, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, che è legata ad alcuni orari in particolare. Però diciamo l'ottimismo non ci manca. Quindi spesso è la burocrazia a fregarci. Spesso è quasi sempre così. Noi partiamo con dei buoni auspici, però se le istituzioni non ci aiutano in questo, non riusciremo mai a crescere da questo punto di vista. Abbiamo delle risorse naturali bellissime. Io, Presidente, non lo dico per falsità, per ipocrisia, ma mi viene un brivido di gioia, di passione, di amore quando vedo queste potenzialità enormi. Madre Natura ha baciato Taranto, però spesso anche le istituzioni non fanno nulla per dare il sorriso a Taranto. Ma penso che ancora non siamo coscienti delle grandi risorse che abbiamo a disposizione. Dovremmo cercare di riscoprirle. Non siamo ancora nelle condizioni, anche, io dico anche culturali, di poter apprezzare ciò che di bello e di buono noi abbiamo su Taranto e provincia, Lecce che la fa da padrone, su tutta la Puglia. Ma noi non siamo di meno rispetto a Lecce. Presidente, andiamo per temi. Taranto e l'inquinamento.
Taranto c'è l'Ilva, c'è questo mostro industriale, ma Taranto non è solo Ilva, è tanto altro, tanto di bello. Quali garanzie sulla sicurezza ambientale, almeno in queste zone? Ma io credo che si stia facendo già qualcosa e noi auspichiamo interventi massicci in questa direzione, nella riqualificazione ambientale dell'Ilva, nella rigassificazione, quindi trasformare ciò che oggi è carbone in gas per alimentare l'Ilva. Quindi questi sono obiettivi importanti per il futuro. Certamente pensare di poter chiudere un indotto così importante dalla sera alla mattina non è semplicissimo. Bisogna lavorare affinché ci sia una graduale riconversione economica del territorio. Abbiamo le risorse per poterlo fare, ripartiamo dal territorio. Noi siamo convinti che in questa direzione si debba lavorare con tutti gli operatori politici, gli attori del territorio. Esatto, esatto, anche con le imprese del territorio, perché l'Ilva c'è anche un indotto importante e quindi questo indotto non va sottovalutato. Bisogna dare, diciamo, potenzialità a quello che noi oggi abbiamo, cercando di far crescere quello che di buono la natura ci ha dato, ripartendo dalle risorse del territorio. Presidente, un'altra problematica, quella della erosione, il fenomeno della erosione che di fatto, come dire, succhia, passatemi questa espressione impropria, i nostri litorali, le possibilità appunto di fare balneazione. Sì, questo... Anche qui deve essere politicamente, amministrativamente, con la regione, con i comuni affrontato, altrimenti noi ci troviamo veramente a depauperare le nostre ricchezze, le nostre risorse. Sì, questo è un problema che riguarda un po' tutta l'Italia e quindi noi lo stiamo già affrontando. Devo dire che c'è stato già un incontro in Regione Puglia con l'assessore piemontese, lo stesso presidente Emiliano ha a cuore questa problematica e nelle prossime settimane l'affronteremo tecnicamente con le risorse giuste e cercare di capire come intervenire, perché qui non è semplice fare un ripascimento dell'arenile, bisogna capire come farlo per poterlo far mantenere, perché ciò che metti sull'arenile, se poi è dilavato dal mare, perdi le risorse, perdi gli investimenti fatti e noi dobbiamo capire come farlo nella giusta misura e con le tecniche giuste. Altro tema è il piano delle coste. Ecco, il piano delle coste è un piano che fino ad oggi ha funzionato. I comuni devono darsi da fare. Sì, intanto alcuni comuni sono stati già commissariati e quindi già la regione si sta muovendo in questa direzione, però noi dobbiamo capire dove vogliamo andare. Perché se la Regione Puglia vuole andare verso la destagionalizzazione dell'offerta turistica, dobbiamo mettere nelle condizioni gli operatori balneari di poter avere strutture adeguate e confortevoli per poter garantire ad un cliente che ci viene a trovare anche in una giornata come quella di oggi di avere un minimo riparo delle vetrate, delle coperture. Consentire le coperture, consentire di recingere per così dire le zone, perché se oggi che c'è una giornata di vetro, ma mettiamo in conto una bella domenica, uno con una famiglia, con la famiglia si fa una bella passeggiata e dice mi vado a mangiare una pizza, vado a pranzo, beh devo avere una struttura ospitale, non posso avere delle strutture di legno che sono così abbandonate a loro stesse durante la stagione diciamo invernale. No, ma anche strutture, voglio dire, comunque di facile movibilità, strutture ecocompatibili, su questo siamo d'accordo tutti, però è chiaro che anche durante l'estate, la stessa estate, se hai una struttura all'aperto e c'è un minimo di vento, non ti permette di fare ristorazione, quindi dobbiamo mettere nelle condizioni le strutture balneari, un gazebo e quant'altro, certamente, di avere un minimo di accoglienza, confortevoli,
magari anche riscaldate per i periodi invernali, affinché si possa destagionalizzare l'offerta turistica. Lei è presidente del tavolo per il turismo, del tavolo del turismo. Noi abbiamo una Puglia fantastica, però una Puglia che viene violentata. E una di queste violenze brutali che vengono perpetrate a danno del territorio è rappresentata dalle trivellazioni. L'ecosistema viene distrutto, viene dilaniato. Per la fauna e la flora marina ci sono delle conseguenze gravi. Devo dire che la regione si sta battendo contro questa situazione, questo rischio, questi pericoli enormi delle trivellazioni. Se andiamo nel Salento pensiamo alla TAP, pensiamo a tante situazioni. Insomma, è possibile per una industrializzazione selvaggia offendere e violentare il territorio? Assolutamente. Lei si è anche battuto a proposito del referendum relativo alle trivellazioni, parlo di un anno e mezzo fa. Sì, non è possibile continuare in questa direzione. Io vedevo l'altra sera un servizio su Report, mentre gli stati del nord Europa vanno verso le macchine, per esempio, elettriche, noi abbiamo un'inversione di tendenza, cioè continuiamo con gli idrocarburi, cioè proprio il contrario di quello che deve avvenire. Se si pensa che quel referendum che Renzi, scellerato oltretutto, che fece approvare per continuare le trivellazioni in mare, si capisce che siamo controcorrente, perché mentre il resto d'Europa va verso la green economy, noi siamo al contrario, quindi continuiamo a pensare che le fonti fossili sono la soluzione ai nostri problemi. Invece stiamo sbagliando tutto. Anzi, io ringrazio il presidente Emiliano e la giunta regionale che si sta battendo per cercare di bloccare queste trivellazioni che finirebbero per distruggere completamente quelle poche risorse belle che ancora noi abbiamo. Presidente, siamo così alla conclusione della nostra chiacchierata. Un appello per la imminente stagione balneare, un appello a noi tarantini, alla provincia ionica, alla regione Puglia, perché poi quando si parla di turismo e si parla di Salento non dobbiamo dimenticare l'area ionica. E poi all'Italia, la Puglia insieme al Trentino fa gara per essere la prima regione italiana come appeal turistico. Noi come emittente andiamo, questa trasmissione va in onda sia sul digitale terrestre in Puglia sia su Sky, e quindi visibile in tutta Italia e in tutta Europa. Beh, penso che sia il momento di far sentire la voce di Taranto, la voce delle nostre risorse. Ma sì, venite a Taranto, noi siamo, come spesso mi piace definire il nostro territorio, la nostra Puglia, noi siamo la California d'Europa, perché come clima è un clima fantastico, abbiamo prodotti della enogastronomia che sono i migliori in assoluto, la dieta mediterranea, e bellezze naturali, storiche, abbiamo tantissime cose che contraddistinguono il nostro territorio, i prezzi sono estremamente competitivi, ma non ci manca nulla, non ci manca nulla, e venite a trovarci. Mi permetto di aggiungere una cosa, e abbiamo il calore del sud, il calore umano, non solo quello atmosferico. Che non è poca cosa, noi siamo molto ospitali, sì. Noi ce l'abbiamo nel DNA, per cui anche le nostre strutture, se voi notate, sia su network come TripAdvisor o Booking, tutte le nostre strutture hanno punteggi molto alti. Perché? Perché noi riusciamo ad accogliere col cuore i nostri clienti, quindi veniteci a trovare, perché da noi si mangia bene, si sta bene, fa caldo e c'è un bellissimo mare, un mare cristallino. Viva la Puglia, viva Taranto, viva anche il territorio di Lizzano Marina. E allora, buon lavoro Presidente, viva l'area ionica, viva la Puglia, godiamoci la nostra estate. Grazie.
daremo vita alla rete d'impresa per il settore turistico, di cui, poi ne parlerà ampiamente il dottor Cannizzo, fanno parte tutte le imprese della filiera turistica. Quindi parliamo degli stabilimenti balneari, per i quali oltretutto noi ci siamo già incontrati con alcuni di voi e alcuni di voi hanno dato già l'adesione alla rete d'impresa. Che cos'è la rete d'impresa? Lo dico in due parole così poi entriamo nel vivo dell'argomento. È un contratto di rete, una specie di accordo col quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere sia individualmente, cioè la propria impresa, che collettivamente, cioè imprese che fanno parte della stessa rete, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi sulla base di un programma e di un protocollo che è comune. Quindi insieme si lavora per un obiettivo comune. Abbiamo accennato al tema fondamentale, portante, che si sta affrontando in questa assemblea plenaria, quella appunto delle reti di impresa, nell'ambito dell'intera filiera del turismo. Ne parliamo con il dottor Giuliano Cannizzo, che è appunto il commercialista di Confcommercio Taranto. Di cosa si tratta? Come opera questa rete e i benefici che produce? Allora, la rete d'impresa di cui oggi stiamo parlando riguarda una rete d'impresa della filiera del turismo. Parteciperanno 7 categorie della Confcommercio e tutti quanti gli associati, che sono stabilimenti balneari, strutture ricettive, guide turistiche, trasporti legati al turismo, bar, ristoranti, trattorie, eccetera. La rete d'impresa è ormai una forma di aggregazione su cui si punta a livello regionale e a livello comunitario. Sostituisce un po' quella vecchia strumento che erano le società consortili, perché la rete d'impresa è uno strumento snello rispetto agli stessi ed è uno strumento in cui ogni imprenditore conserva la propria autonomia, seppure si aggrega ad altri per decidere di avviare attività innovative di compartecipazione, di marketing nelle attività, in questo caso della filiera turistica. Noi oggi stiamo costituendo la prima fase della costituzione formale della rete d'impresa contratto di rete e ovviamente entro qualche giorno sarà il primo contratto di rete, quindi la prima rete d'impresa, che si chiamerà rete del terra e mare dello Ionio, che sarà costituita nella provincia di Taranto. Mi par di capire, al di là dei formalismi e dei tecnicismi, l'azione coesa tra appunto gli attori del settore. Sì, con l'istituzione del distretto del turismo nella nostra provincia non poteva essere che questo, cioè costituire un gruppo di tutta la filiera che fosse l'interlocutore naturale diretto con questa cosa così importante che è il distretto del turismo, molto importante a mio avviso nel nostro territorio, che di turismo ha veramente bisogno in alternativa all'industria siderurgica. Ne abbiamo parlato in un'altra puntata di Polifemo, proprio partendo dai distretti del turismo costituiti alla Terza e a Sava, l'importanza di questi distretti, quindi il discorso più ampio del turismo, perché questi distretti vedono la compartecipazione di pubblico e privato, di amministrazione, organizzazione di categoria, privati, società civile in generale. Sì, i distretti del commercio che tu hai citato prima non sono altro che la stessa cosa del distretto del turismo, delle reti d'impresa. Pubblico e privato ormai devono andare a braccetto per il bene comune. Il bene comune non può che essere economia, politica, sociale e tutto quello che riguarda il nostro territorio. Bruna Ratto, la decana del settore, titolare di Lido Paradiso, albergatrice, una lunga esperienza, della regina di Castellaneta, per così dire. La più anziana, credo. Ecco, proprio considerando la sua esperienza, negli anni la disciplina del settore, come si è evoluta, come si è sviluppata,
se i problemi originari sono stati risolti. C'è stata certamente una evoluzione. Come sono cambiate le cose? Da 50 anni che io sono qui sicuramente è cambiato molto. Pensi che quando sono venuta a Castellaneta Marina, nessuno aveva i tavolini e le sedie fuori. E invece da quando sono arrivata io ho cominciato a mettere i tavolini e le sedie fuori al bar, e da allora tutti hanno i tavolini e le sedie al bar, così gli ombrelloni, le sdraio, lo stesso. Cosa auspica, cosa desidera per il futuro? Qual è il suo sogno per rendere la sua offerta più appetibile, più competitiva? L'ideale sarebbe che in Castellaneta Marina venisse più gente ad abitare, che invece per il momento ci sono 5.000 ville tutte disabitate e si affittano luglio e agosto, basta. Mi pare di capire dunque un appello alle istituzioni per rendere il territorio sempre più attrattivo. Più che alle istituzioni vorrei che la gente venisse ad abitare. Dicevo però, il cittadino viene se l'offerta del territorio è ovviamente attrattiva, allettante. Ecco, questo può tendere di fare più negozi, più attività, lasciar fare più attività anche sul lungomare, perché tranne il bar non c'è nient'altro. Raffaele Vignola, componente del direttivo del SIB, parliamo delle problematiche del settore alberghiero. Le problematiche del settore alberghiero a Castellaneta Marina, io parlo del settore nostro, quindi di Castellaneta Marina. Io sono di Castellaneta Marina. E come insomma diceva la signora Ratto, è la stagione che è molto corta, quindi si cerca in qualsiasi modo di allungarla, però non è facile far venire i turisti nei periodi di bassa stagione. Abbiamo tentato e tentiamo ogni anno di allungare la stagione, però ahimè notiamo che è molto difficile. La rete di imprese è lo strumento che oggi sostituisce i cosiddetti consorsi. Stiamo passando in rassegna i vari componenti del direttivo che sono titolari appunto di realtà operative nel settore. E quindi considerando le aree, le zone geografiche, considerando appunto i settori in cui sono ovviamente più attivi, stiamo cercando di dare come dire, un quadro il più composito possibile dell'ambito appunto degli stabilimenti balneari e non solo. Siamo con Antonio Sisto. Lui è appunto, come detto, componente del direttivo del SIB, nonché titolare di Lido Trocadero. Uno degli argomenti che desta maggiore preoccupazione è proprio quello della erosione. Ne abbiamo parlato prima nell'intervista con il presidente Enzo Leo, la sua testimonianza e le sue proposte. Diciamo che questi sono dei problemi che si sta facendo avanti da un po' di anni. Castellaneta Marina, diciamo, il problema lo sta avendo più lentamente rispetto ad altre zone, però è un problema che comunque ha bisogno di essere valutato e bisognerebbe prendere provvedimenti, atti amministrativi in grado di... Sì, atti amministrativi, ma soprattutto opere per far sì che questa erosione venga quantomeno arginata. Diciamo gli enti stanno valutando, perché hanno capito che il problema c'è nella parte del Salento e lo si sta manifestando molto di più rispetto a noi, e si sta cercando di trovare delle soluzioni che comunque per poter essere apportate occorre poter intervenire con dei finanziamenti sia diciamo a livello comunitario, perché si tratta di interventi molto costosi. Noi speriamo che la Regione Puglia insieme con i comuni, insieme alle province possano diciamo attivarsi affinché iniziano a prendere veramente dei provvedimenti affinché questo fenomeno possa essere quantomeno bloccato. Ecco, in tutta sincerità, finora le risposte rispetto alle vostre istanze
sono state soddisfacenti? Vi aspettavate di più? Si potrebbe fare di più? Allo stato attuale non è stato fatto nulla. Pensiamo solo ai propositi. Solo studi attraverso professori universitari hanno fatto delle valutazioni di quelli che possono essere gli interventi da poter fare. Però che sostanzialmente a tutt'oggi non è stato fatto nulla. Per la sicurezza dei bagnanti, i corsi per i bagnini stessi, le cooperative di servizi, defibrillatore. Oggi lo fate singolarmente, lo potreste fare anche tutti quanti insieme, risparmiando in economia ovviamente. E queste esperienze già su ci sono per altre cose e i risparmi sono notevolissimi ovviamente. Gianluca Piotti, vicepresidente del SIB, intanto mentre così si commentava, si venivano realizzate delle interviste, lei voleva dire qualcosa proprio sul turismo. Allora, gli stabilimenti balneari giocano un ruolo decisivo nel turismo per ovvi motivi, in generale in Italia ma in particolare in Puglia. Ricordo una statistica sempre che l'anno scorso l'84% dei turisti che sono venuti in Puglia sono venuti per motivi balneari, per il mare. E quindi insomma il ruolo degli stabilimenti è fondamentale e al terzo posto, al secondo c'è ovviamente l'enogastronomia e dove anche in questo la Puglia ovviamente è fortissima, al terzo la gente viene per divertirsi. Quindi ricordo anche che molti stabilimenti balneari uniscono all'attività diurna tradizionale del mare, quella della discoteca. Ecco, proprio su questo rapporto vorremmo insistere tra appunto stabilimenti balneari e discoteche. Poi entrano vari fattori, varie problematiche, da quello della sicurezza proprio di ordine pubblico, la sicurezza stradale e quant'altro. Certo, ecco, a questo proposito è importante che queste attività ludiche vengano svolte nel massimo rispetto delle regole sui temi che lei ha citato. E devo dire che alcuni eccessi che sono ovviamente sulla stampa nazionale legati al successo, diciamolo pure, di Gallipoli, hanno un po' degenerato quello che è l'attività di normale divertimento di pubblico spettacolo sulla spiaggia. Ma ove queste cose vengono rispettate, mi sembra una simbiosi naturale. Difatti non solo in Puglia, alcuni degli stabilimenti più importanti sono anche le discoteche più rinomate. Marcella Alessano, altra componente del SIB, con lei parliamo di questo rapporto esistente tra gli stabilimenti balneari e gli atti amministrativi, la cosiddetta burocrazia. Volete, giustamente voi come imprenditori, volete anche delle certezze in ambito amministrativo, perché da parte vostra ci sono cospicui investimenti che devono ovviamente essere, per così dire, certizzati da atti amministrativi che vi tengano al riparo da sorprese, perché la burocrazia è strana. Certamente, noi ci tengo a sottolineare che gli stabilimenti balneari sono l'anello finale di una situazione turistica, un anello importantissimo, per cui siamo sicuramente parte integrante dell'economia del settore. Il problema è che siamo sempre e da sempre stati visti e considerati come degli usurpatori, come degli sceriffi, perché chiaramente abbiamo dei lì. Come dei predatori. Dei predatori, non si sa di che cosa è l'arca perduta, forse non l'abbiamo ancora capito, però dei predatori comunque, perché utilizziamo un solo pubblico pagando tutti regolarmente un canone di concessione che ci viene anche di anno a anno rinnovato e quant'altro, per cui non siamo né predatori né sceriffi e inoltre siamo sempre ligi a tutte quelle che sono le normative previste dalle leggi nonché dalle ordinanze che di anno in anno ovviamente si ripropongono, sia della Capitaneria di Porto sia l'ordinanza regionale. Quindi in relazione a questa cosa siamo degli operatori, dei lavoratori, dei grandi lavoratori, perché le attività di stabilimento balneare sono delle attività che cominciano la mattina alle 7 per finire normalmente la sera anche tardi, perché tutti gli stabilimenti balneari ormai sono dotati di attività. Lei, ricordiamo che è titolare di Lido Gandoli, che ovviamente è una realtà proprio che esprime la bellezza del territorio ionico. Beh, Lido Gandoli come tutte le altre. Storica oltretutto. Sì, noi abbiamo una storia di 60 anni, però tutte le altre strutture che ci hanno seguito sono tutte strutture che insistono su un territorio che è bellissimo, che è il nostro territorio, che non ha nulla da invidiare al famoso
famoso Salento, perché sembra che noi non siamo Salento e loro sì, ma il Salento siamo noi, tant'è che siamo sulla litoranea salentina, quindi siamo Salento a tutti gli effetti. Beh, perché poi esistono sempre anche tra le cuginette delle province quelle gelosie, quelle invidie, un po' come sta succedendo anche per l'aeroporto, ma questo sarebbe tutto un altro discorso. Voi come stabilimenti balneari, come titolare di stabilimenti balneari, mi permetto di dire, svolgete anche una funzione sociale, nel senso che date molto spesso quelle garanzie, sopperite a quelle garanzie che invece le istituzioni dovrebbero dare, quindi comunque conferite valore al territorio, quel valore che spesso le istituzioni, valore a cui spesso le istituzioni dovrebbero provvedere, ma che nella realtà quotidiana sovente non provvedono. Assolutamente, noi ci occupiamo della sicurezza nel mare, e tra l'altro tutti abbiamo le spiagge libere ai lati, no, delle nostre concessioni, però è chiaro che noi quando facciamo un salvataggio lo facciamo sia che uno è della spiaggia libera, sia che uno... Non è che lo lasciamo morire a pochi metri. E stesso dicasi per la pulizia e la cura di tutto ciò che c'è intorno, perché chiaramente se io ho uno stabilimento di un certo tenore, di un certo rilievo, e ho a fianco uno schifo, una sporcizia, sono io la prima che... È un po' come il pianerottolo di casa. Esatto. Siccome è anche il mio biglietto da visita, la spiaggetta che ho ai due lati, sia a destra che a sinistra, naturalmente c'è un interesse a che sia pulita. Stesso dicasi per la strada che arriva al Lido, e quindi siamo sempre lì a cercare di tutelare questo territorio che ci abbiamo ormai nel sangue. Personalmente è un fatto anche familiare, perché diciamo che la nostra tradizione è una storia di famiglia che ci è stata tramandata da un papà che era innamorato di quel territorio, su quel territorio ha fatto tutto quello che ha fatto, anche diciamo curando delle zone che non erano di proprietà, quindi ci sono tutta la zona di Gandoli lateralmente alle coste piena di alberi piantati da mio padre, eppure non erano territorio cioè, proprietà della Lido Gandoli. Per cui niente, questo noi ci auguriamo nel tempo che tutto questo possa avere un valore, soprattutto in ordine a quello che succederà con questa benedetta Bolkestein nel 2020, ci auguriamo questa spada di Damocle. Diciamolo a beneficio degli amici da casa che non hanno dimestichezza, perché è una materia specifica tecnica, di cosa si tratta? Si tratta di una direttiva comunitaria che impone la messa all'asta delle concessioni. Fortunatamente si sta operando un distinguo tra coloro i quali hanno una concessione antecedente al 2009, che fa un po' da spartiacqua, e a quelli che invece ce l'hanno successivamente al 2009, quindi si dà un po' di importanza a coloro che hanno una concessione storica, il che significa che nel tempo ne hanno fatto il loro lavoro, hanno progettato degli investimenti, hanno progettato magari anche il futuro dei loro figli e quant'altro. Quindi vedremo nel 2020 come si atteggeranno nei nostri confronti, si atteggerà il legislatore, noi ci auguriamo al meglio, altrimenti saremo costretti a scendere in piazza a fare a botte. Alla provincia di Lecce, la provincia di Foggia, che potrà beneficiare di agevolazioni di tipo fiscale, amministrativo, burocratico. Per poter entrare Taranto e provincia con tutti i comuni della provincia di Taranto, diciamo che siamo nella fase attualmente di istituzione del distretto. C'è stata una prima riunione presso la prefettura, perché l'organo che coordina il distretto è la prefettura di Taranto. Ci sono i soggetti che fanno parte proprio come tavolo di coordinamento, sono l'Agenzia delle Entrate. E terminiamo questa carrellata, questa panoramica con i vari rappresentanti del SIB, con Luciano Di Giorgio, che è componente appunto del direttivo del SIB, titolare della spiaggetta. L'importanza delle attività ricreative in spiaggia. I tempi si sono evoluti, esiste ovviamente un'offerta sempre più dettagliata, più qualificata, il cliente, come è giusto che sia, pretende non solo l'ombrellone, la cabina, il mare pulito, ma anche delle attività che lo coinvolgano, che coinvolgano il cliente, che coinvolgano i più piccoli. Beh, bisogna, come dire, andare di pari passo a queste esigenze. Come vi attrezzate per far sì che l'offerta sia sempre più appetibile?
Beh, diciamo che noi abbiamo cercato di rendere più giovanile, non più giovane, più giovanile la nostra spiaggia, offrendo ai nostri clienti una serie di attività ludiche durante tutto il corso della settimana. Cominciamo al sabato con un aperitivo musicale nel pomeriggio. Cominciamo con una selezione particolare e facciamo un vero e proprio aperitivo sul mare. E la domenica siamo famosi per il nostro happy hour, che strizza molto gli occhi a quelli che sono gli appuntamenti dalla Riviera Romagnola, piuttosto che quelli delle Cese e della zona di Gallipoli, oggigiorno, probabilmente la più famosa in Italia in questo momento. E poi il giovedì sera, da tanti anni, facciamo una serata discoteca. E a tal proposito anche la spiaggetta aderisce al sindacato dei locali da ballo presieduti dal nostro amico Gianluca Piotti, e siamo sempre alfieri della legalità. Pertanto pretendiamo che le cose vengano fatte attraverso una giusta regolamentazione, che non ci si improvvisi, che non ci siano forme di abuso in tal senso, ma che tutte le strutture che decidano di fare discoteca piuttosto che una qualsiasi forma di intrattenimento di pubblico spettacolo siano in possesso di tutte le licenze. Bene, si conclude qui la nostra parte, la parte di Polifemo relativa all'assemblea del SIB, dell'Istituto appunto degli Stabilimenti Balneari della Provincia Ionica, un modo per far crescere il nostro territorio, partendo dalle attività di questa realtà, una realtà che si riverbera, grazie a Dio, sulla nostra economia, sulla crescita del territorio. Ora ce ne andiamo in pubblicità e poi una nuova parte di Polifemo.